Io mi chiedo che fine avrà fatto Stallone da culo. Secondo me continua, perché nel DLC, se ti ricordi, Tina lo abbracciava, tipo, era contentissima di aver salvato la sua principessa Stallone da culo. Oppure lo hanno fuso per fare le armi, visto che c'è la mimetica Stallone da culo, lo hanno fuso per placcarci le armi. Potrebbe, in effetti. Qua c'è chiuso. Questo fa tanto Borderlands 1, però, sì. Quel posto. Sei la prima volta che incontri la Tannis. Sì, è vero. Mio Dio, speriamo non ci sia la Tannis. Dai. È scavoridiano, figurati se non c'è la Tannis. Appunto. Ma guarda che bravi quei pannellini solari. Persona che calpesta il mio inestimabile scavo archeologico. Posso aiutarti? No. Tannis, presumo. Vai via. In persona. E tu sei il nuovo cacciatore di Lilith con la mappa, niente meno. Immagino di dovermi complimentare con te. Ma un'altra faccia, dai, se non è più la Tannis. La mappa, prego. È una copia brutta della Tannis. E anche le gambe storte. Mettelo là che guarda i piedi, sì. Lui. Ormai fuori mentre esamino questo inestimabile manufatto alieno di insondabile complessità. E ruba pure tutto quello che non ho inchiodato a terra. Ti prego, non farci porcherie, per favore. Mi servi come cassa di risonanza per le mie ipotesi. Io? Non ho strane idee, non sarà una conversazione. Oh! Temo che arrivino cose. Oh, senti anche tu delle urla o sto avendo uno dei miei attacchi? Non le senti solo tu. Sento l'odore del sangue. Bravo, come faccio a sentire l'odore del sangue se non ho un naso? Super fan. Ciao, Tarin. Quella mappa? Portamela e ti accoglierò nella famiglia. Ma come dici, non ti va proprio? Peccato, beh, io ci ho provato. Addio, Crimson Merde. Oh! Vergogna. Crimson Merde. Bravo. Bravo, è bellissimo, guarda. La morte verrà trasmessa in diretta su Econet. Quindi, ecco, niente frasi stupidamente eroiche. Tanto ve le censuro. Lena! Se mi senti, il mio scavo è stato attaccato dai banditi. Distruggeranno tutte le mie ricerche. Non ti preoccupe. Arrivo subito. Killer, non farli avvicinare né a Tannis né alla mappa. Tranquilla, fidati di me. La Tannis è nella tenda sulla sinistra. Prego, creare un'ordinata fila e non spararsi uno con l'altro. È troppo dura con lei. Vai, torretta. Guardali, guardali. I miei piccoli prodi. Io ho abitato di soldato e poi guarda. Ma queste corrono! Non arrenderti, cacciatore! Queste fanno cose, vanno in giro, sono attive. Parlo pure, guardale. Però ne arrivano troppo pochi. O me li stai uccidendo tu in lontananza perché hai il fucile. O ne arrivano troppo pochi. Sapessi. Sono carica! Mi sarà rivelato! Ehi, ehi, Lil! Ottimo, killer. Facciamo fuori grazie, quelli grazie. Rimasti. Guardatemi! Sono un cane! Tutto bene, Tannis. Ehi, Lilith, piano! Era anche ora, però. No! Cosa? Ma state invadendo il mio spazio vitale, quindi diamoci una mossa? Ma veramente era già qua che sparava dalla distanza pure lei. Io sono l'unica pirla che va in... Considerando il mio immenso intelletto e le scarse risorse, vogliamo cominciare? Prego. E con questo dovrebbe bastare. Parte dei dati sono stati... Come se la mappa avesse subito danni ingenti. Ipotesi! Tyrin Calypso ha provato a caricare la mappa, ma ha finito per scaricarla ulteriormente. Perché è un imbecille? Purtroppo sono in grado di individuare un solo pianeta. Prometea? Ma certo! È lì che Typhon de Lyon ha scoperto la prima cripta! Prometea. Ottimo lavoro, Tannis. Non incoraggiarla, Lilith. Siamo in partenza per mai. Prometea. A quanto pare dobbiamo raggiungere quella cripta prima che lo facciano i Calypso. Alla nave ci sta pensando Ellie. Porto subito lì Tannis e la mappa. Raggiungici sulla piattaforma d'atterraggio. Ma sai che aborro questa cosa, Lilith. Cerco di salvare la vita alla mia esperta di Eridiani. Esistono altri esperti di Eridiani? Pronta? Purtroppo no.
Quindi come la trasporta? Così. Okay. Facendoci perdere diutrie. Che cacchio. Ero abituato al vecchio teletrasporto, luce violetta, robe simili. Morte e distruzione. Che dici? Ci andiamo a sistemare e partiamo? Che sono curioso di vedere che cosa succede. Vai. Anche perché è paese che la nave che dobbiamo prendere. Stare una merda. Solitamente riesco a liberarmene con una buona strofinata, ma tu sei più tenace della media. Voglio chiarire una cosa. La mappa e le cripte che indica sono mie di diritto. Tu non hai idea di cosa siano veramente né a cosa servano. Io sì. Siamo i figli della cripta, sai. È una cosa di famiglia. Ma perché? Cosa? Quando? Cosa vuol dire una cosa di famiglia? È nata in una cripta questa qui? Non ne ho idea. O magari è figlia di un cacciatore delle cripte? Ah, e allora? Penso che sia qualcuno che abbiamo giocato se ne sta pentendo fortissimo e si sta tirando le martellate sui maroni per non avere altri figli, temo. Allora, aspetta, guarda un attimo il percorso migliore. Percorso migliore, io fino ad ora ho guidato a distinto. Infatti mi sono persa un sacco. Si è visto il risultato. Effettivamente sì, non posso obiettare questa tua affermazione. Oh, si è aperta una delle porte chiuse, wow. Ok. Esci. Okay. Ehi! E poi... Grazie del passaggio, Lil. È giunto il momento, quindi... Dopo tutti questi anni... Si va a Sanctuary! Puoi scommetterci, com'è messa la nave? Quasi. Uè, quella Sanctuary. Serve del carburante e un chip di astronave. Allora che ci avevamo preso? Non era l'astronave che vedevamo dalla distanza? A preparare la nave. Sì. Io guarda in alto. Laggiù. Guarda laggiù. Va bene! C'è scooter. No, c'è il catch a ride, guardalo. Tutto, Ellie. Con... No. Non ci lasceranno partire senza combattere. Loro. E allora, Lilith! E basta! Per te, Cici, perché mi chiamo Cici? Quello è un estrattore di biocarburante e non è affatto schizzinoso. Ti basterà investire un po' di banditi e di skeg per riempirlo. Ecologico, vero? A bordo, cacciatore! Ma... è entrata più tappa di prima? Non è mai stata molto alta la signorina, veramente. No, ma... ho l'impressione che quando abbiamo incontrata fosse più grossa. Si è stretta col teletrasporto, può essere. Come dicevo, ti basterà spiaccicare un po' di banditi, skeg e altri animali. Ah, ma vado avanti? Ok, vado. Ciao. Sì, lei... ha sempre vissuto a modo suo, alla fine. Sì. Se ne è sempre abbastanza fregata di quello che voleva Moxie. Che ci sta. Ehi. Che fai schifo. Oh, sai. Diventano subito biocarburante. Vanno investiti, Lares. Di conquistare il mercato. Ah, ok. Con i miei catch a ride. Vedi, questo coso è inutile. Effettivamente. C'era... come si chiama? Ti ricordi quando c'era tutti i ritratti di famiglia di Marcus? Sì. E c'era un forse era un DLC. Se non ricordo male, che c'è lui con Moxie e due marmocchi. La nave sarà pronta a partire. Può essere che... perché in alcuni DLC c'era Marcus con delle foto, però non mi ricordo. Probabilmente sono solo io. Con la memoria di un criceto morto. Ok, dice di prendere il chip di astronavigazione, ma dove sta? Aspetta che guardo. Lontanissimo! Ehi, 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 ci rompono il veicolo. Ah, vabbè, è dove volevamo andare per salire, ti ricordi? Ah, ok, vedi. È lì. Perfetto. Ho come l'impressione che tu non capisca benissimo cosa stiamo facendo. Ma non mi frega nemmeno, Terin. Io e mio fratello siamo nati in una gabbia. Papino diceva che era per il nostro bene, che il resto dell'universo era pieno di banditi che ci avrebbero fatto a pezzi. E è quando vero, ci siamo liberati... pensa un po', abbiamo scoperto che aveva ragione. Banditi ovunque, a perdita d'occhio. I banditi erano la più grande risorsa della galassia. Ce n'è a miliardi sparsi per le terre di confine. I relitti umani delle guerre tra corporazioni.
uomini e donne distrutti. Noi li facciamo sentire di nuovo speciali. In cambio loro combattono e muoiono per noi, perché abbiamo dato loro una nuova casa. Wow. Una nuova famiglia. L'universo sarà di chi sceglierà di obbedirci. Ok. Contenti loro. Ah, sono ricomparsi. Cosa? I nemici che avevano cercato. Però vedi che dovevamo venire qui. Sì, ma così non è divertente. Messi, vai in mischia. Oh, vedi? Fai esplodere tutti. Possiamo fare rotta per Prometea senza quel chip. Fortunatamente non è troppo lontano. Ecco qua. Il nobile spirito titaneggia anche nel più piccolo. E boom! Ne sono fatta. Non l'ho colpito. Non eravate molti di più qualche secondo fa. Penso. C'è roba che mi insegue, uccidila. Eh? No dai, non è atterrato, è tristezza. Ho il chip di astronavigazione, Ellie. Finalmente! Non vedo l'ora di andarmene da Pandora. Ormai sto bestione. Me lo sento questo pianeta. E scommetto che alla lunga non fa mica bene. E ha ragione. Stasera te la lascio te la macchina. Muovere le chiappe, gente! Avete sentito il comandante! Cazzate la randa! Come? Il Pappa Fico! Da questa ascella polverosa e puntiamo alle stelle! Vaffanculo, Pandora! Del male! Preparati che ora lo rapiscono e bisogna salvarlo di nuovo. Vado verso la nave. Ci vediamo presto, Kill. Saluti. Beh, sarebbe troppo divertente, però penso che in questa fase sia meglio andarsene. Senza claptrap, quindi se lo rapiscono facciamo finta di non accorgercene. Parcheggia lì l'autocisterna, cici. Fatto, cici. Parcheggiato un po' storto, eh. Infatti non me l'ha preso. Palle. Comincia ecco. Subito il rifornimento. Anche l'ha drizzato in automatico. Stiamo davvero andando su Prometea? Incredibile! Tantissimi panorami da vedere. Io spero sia diversa da sto posto, però, eh. Quei damerini scopriranno cose che finora hanno visto solo nei documentari. Serbatoio pieno! Vedi che qualcosa da Moxie l'ha presa comunque. Caga sotto. Certo che l'ha presa. Come caga sotto? Non ho sentito caga sotto, ha detto così. Che diavolo! Oh! E niente. Non uccidetemi, Lilith, mi incacchio. Aquila di fuoco, consegnami la mappa. Non fatelo. Morta. Bene, come preferisci. E dai. Presa. Però comunque hanno degli elementi un po' strani. Sì, molto strani. Ma guarda questo che ha la GoPro incorporata, ma si può? Roba forte! Eh no, però. Ok. Bravissima lei. Ma Lilith è cazzuta comunque. Lilith è fortissima. Tu sei una sirena. Ma non è possibile. Sì. Solo le femmine possono essere sirene. Non è possibile. È un dono di famiglia. La sirena sono io. Lui ma è. Ma secondo me è perché sono gemelli. Quando siamo nati, mio padre ha dovuto amputarlo. E ora vivo soltanto grazie a me. Ah. Che cosa stai facendo? Posso prosciugare l'energia di ogni creatura vivente. Persino la tua, cara. No. La leggendaria cacciatrice. Colei che ha distrutto il distruttore. Aquila di fuoco. Tanti titoli, poco potere. Bene, ora il tuo potere è mio. Non mi resta che farti fuori. Dai. Dai, Ren. Va bene. Perché?
Eri tutta triste. Oh no, i miei poteri. Dai, dai, forza. In diretta tra 3, 2. Come butta, fratelli e sorelle? Dea Regina Tyrin in diretta per voi con una sorpresa davvero speciale. La vostra richiesta di esecuzione numero 1 è stata esaudita alla grande eretica in persona, l'Aquila di Fuoco. Guarda un po' che abbiamo spennato. Sorridi. E soltanto i più devoti tra i nostri seguaci avranno l'onore di farla fuori. E non è tutto. La strada per la grande cripta si stende davanti a noi. Prossima tappa, Prometea! Mettete mi piace, seguite e obbedite. Ma ti spacco la faccia. Non prendertela lì. Tutte le leggende muoiono. Sei stata grande. Immagino, è una frase di circostanza, non lo penso sul serio. Però avevi ragione, è una sirena anche lui, non la trovo giusta sta cosa. Aspetta, prima vogliamo il filmato e poi ti dico la mia opinione. I resti lasciali ai cani. Ciao, ciao, grazie per la mappa. E per i poteri. Finirò io quello che hai cominciato. A dopo, Aquila di Fuoco, o quel che ne rimane. Devono morire con dolore, te lo dico, con tanto dolore. Fatemi andare a menare tutti, forza. È un'imboscata. Apri. La porta è bloccata. No. Prendi l'ascensore e raggiungi la passerella. Io cerco di aprirla. Allora, l'ascensore dov'è? Non lo so, corri. Cacciatore. Che faccio? è qui, vieni. Corriamo o affrontiamo? Capisco. Affronta, ma spacca la faccia a tutti veloce. Un attimo, un paio di ciufoli. Non si può rosicare da morti. Cacciatore, aiutami. Arrivo. Meglio non farla arrabbiare. Gloria ai figli della casa. Io ho giocato con quel PC. Che fastidio. Mamma mia, che fastidio. Sono la più forte. E Calypso morirando con dolore. Veloce. Cacciatore. Non ti azzardare a crepare! Guarda come l'hanno conciata quei bastardi! Massacrali, CC! Ti faccio a brandelli! Che non sto sparando la mia arma? Oh, proprio adesso? Spargete le mie ceneri sul mare! Forse ti conviene fuggire! Rinforzi! Ci stanno facendo pezzi! Uccisa da un incontro! Sto lanciando mille torrette! Ah! Andata via la connessione, no? No, dai! Proprio ora che c'è bisogno! È il mio nome! Quindi non stai giocando? Ne manco più in chiamata, guardalo! Proprio ora che c'è bisogno di lui! Per salvare Aquila di Fuoco lui se ne va! Povera Lilith, ti salvo io, non ti preoccupare! Non mi è arrivato l'invito. Diciamo che esco pure io, dai. Non c'è. Il fatto che possa assorbire i poteri delle altre sirene è fantastico. Cioè, è tipo una sirena alfa, si potenzia consumando le altre. La sirena cheater, comunque ok. E poi è interessante il fatto che lei abbia definito suo fratello un parassita. E che il padre abbia dovuto amputargli il braccio per staccarlo da lei. Perché erano siamesi. Quindi poteva essere... esatto. Erano siamesi, quindi erano un unico essere, e quindi la sirena erano entrambi, probabilmente per quello. Quindi lei ha ricevuto i poteri, però una parte li ha presi anche il fratello, probabilmente. Ma credo che lei debba... Perché se hai visto bene, lei ha dovuto toccare il fratello e si sono illuminati anche i tatuaggi del fratello. Quindi secondo me è lei che li passa al fratello. Cioè, probabilmente il fratello si scarica e lei assorbe il potere della gente per metterli dentro... Il fratello. Sì. Beh, così ha senso. Potrebbe essere una cosa così. È un po' troppo sgravina. No, non è sgravina, ti faccio vedere io come sgravina quella. Gli spago tutta la faccia io quella. Andiamo a rianimare Lilith, veloce. Ehi, sono qui. Mio vecchio PG. Andrà tutto bene, sorella.
Grazie, cacciatore. Me la caverò. Torniamo alla nave. Cacciatore della cripta. A piedi, guarda che tristezza. No. Quindi potrebbe rubarti i poteri, attenzione. Spacco la faccia due volte se mi tocca i poteri miei. E se mi tocca mai... Che palle, ma perché io devo aver giocato tutte le sirene? Io adoro le sirene, che palle. Tranne questa, questa mi fa schifo. Tutte le altre cose, guarda che tristezza. Siamo messi male, ma non c'è tempo da perdere in chiacchiere. Dobbiamo andarcene da qui. E non esiste un posto più sicuro di quella nave. Cici, sulla nave, presto! Dobbiamo alzare i tacchi prima che arrivino altri FDC! Ma quindi questo è il progetto di Scooter che ha preso vita, praticamente. Sì. È un po' diverso da come me la ricordavo. No, guardalo lì.